io nel mio giardino c'è una pianta che somiglia a un aglio, probabilmente un aglio, però non è l'aglio coltivato, che l'aglio coltivato, voi lo sapete, è completamente diverso. Poi io dico aglio e voi pensate al bulbo dell'aglio, ma l'aglio in effetti è così, pure l'aglio coltivato, soprattutto quando lo lasciate poi fiorire. Quindi monocotiledone, guardatevi bene la fogliolina come allungata, fasci paralleli. Questo in particolare si chiama aglio napoletano, lo riconoscete subito perché sul praticamente diciamo sul fusticino c'ha due alette. Che si mangia di questa pianta? Si mangia tutto praticamente. In primis il bulbo, che se voi lo schiacciate è proprio un aglio, puzza di aglio, quindi fa schifo come l'aglio perché gli fa schifo la... Quindi non vi aspettate una cosa molto diversa. Però ad esempio quando è giovane, ma già è fiorito, può essere tagliuzzato e messo in un'insalata, proprio come si fa con l'aglio. Qual è la differenza tra questa e la specie selvatica? Il bulbo, guardate. Immaginate uno che passa e vende l'aglio, nessuno se lo compra. Quindi il contadino qual è il lavoro che ha fatto? Ha selezionato tra le varie essenze selvatiche qualcuno che aveva mutato e aveva un bulbo un po' più grande. Da quelle ha selezionato qualcosa di finché non è arrivato poi all'aglio nostro coltivato, che è un po' diverso da sempre, ma questo l'ha fatto con tutte le piante coltivate. Quindi questa pianta inizierà a girare. Io se mi torno indietro col bulbo, ve lo dico molto sinceramente, domani solo il bulbo ovviamente, lo taglio e lo rivado a mettere a terra. Dove cresce? Questa è un'altra cosa, dappertutto. La penisola sorrentina è strapiena, soprattutto sui muri vecchi, i coltivi, sta dappertutto. Un'altra cosa interessante è che questa è una raccolta distruttiva se è fatta così. Ossia io vado a tirare via tutta la pianta. Quindi se ci accaniamo contro l'aglio napoletano possiamo anche portarla all'estinzione. Però ce n'è tanto, quindi se siamo ragionevoli e non ne strappiamo mille, ma uno, perché ce ne serve uno, non accadrà niente. E si mangia tutto in qualsiasi momento? No, in qualsiasi momento no, un po' come l'aglio, mo sta in primavera. Poi ovviamente le piante bulbose durante l'inverno che cosa fanno? Tutta la parte aerea è come se morisse, praticamente foglie, fiori, fusto spariscono e sopravvive il bulbo sotto terra, resiste, in primavera rimette le foglioline. Ma è buono quel bulbo, se lo vuoi. Ma devi essere praticamente un qualcuno che ha dei poteri sovranormali, perché come fai a trovare? Se ti capita di però è raro, perché poi il bulbo è una struttura di resistenza, sta sotto. Poi non ti verrà nemmeno voglia di andare a trovare un'aglia, una follia, però sì, volendo sì. Possono utilizzare? Sì, il fiore è come il fiore dell'aglio, ma utilizzarli per cosa? Per esempio, per abbellire anche sì, un piatto. Sì, alcuni lo fanno, vedremo alcuni casi di fiori che sono commestibili, però non è che ti fai un'insalata di fiori aglio. Però se tu hai voglia di metterli per decorare, sì, fallo, puoi anche mangiare. Quindi il metodo è questo, mo sta pianta girerà, però nel frattempo voi sentite io cosa dico, se no non ce la facciamo. Vista così, molti non la riconosceranno, però questa è l'asparago. Questa è l'asparago selvatico. L'asparago selvatico, vedete, ha un bel fiore piccolissimo, bianco, fa una bella bacchetta nera, ha le foglie completamente pungenti. E poi ve ne farò vedere, sì, le ho portate, le troverò, eccole qua, che farò girare. Quindi quello che noi andiamo a consumare dell'asparago non è altro che il turione, praticamente il giovane germoglio. Grazie. Questa è la pianta selvatica. Questa è l'asparago pianta. Non a caso i nostri contadini, chiamano rustonil, cioè il piccolo rovo sarebbe. Arostin sarebbe il rovo, rustonil. Infatti, mo che ve la passo, fate attenzione, è un po' pungente, questo è il caso di raccoglierlo con i guanti. Non si mangia, quindi l'unica cosa che potete mangiare della spalla è il turione giù. Qualcuno lo raccoglie anche in inverno quando non c'è il turione per farne cosa? Chi è pratico di presepi? Chi è amante di Edoardo ci fa le decorazioni nel presepe, ma solo a quello serve. Quindi l'asparago girerà. Cosa mangiamo dell'asparago? Questi turioni. Questi sono stati raccolti stamattina da me. Un mazzetto del genere vi permette di fare una piccola frittata, un po' di pasta.
bastano pure per due persone. Quindi non fate quei fasci se non avete esigenze.